Benvenuti dietro le quinte. In questa puntata è compleanno per i 16 anni di Eco Evans, diretta da Donato Sasso al Teatro Forma. Una speciale serata di cabaret e musica condotta da Fabiano Marti con Rocco Barbaro, Vincenzo De Lucia, Marco Falaguasta e il duo comico Senso Doppio. Musiche a cura della 20th Century Band. È compleanno per questo bellissimo compleanno. Quanti anni sono? 16 anni. 16 anni di questa bellissima associazione. Abbiamo qui anche il presidente, nonché Donato Sasso. Quasi maggiorenni. Sempre ovviamente un'emozione comunque diversa, forte, perché mantenere un livello qualitativamente alto non è facile. Devo dire che abbiamo un direttore artistico. E a questo proposito, che cosa vedremo questa sera? Tanto, tanto, come sempre. Siamo molto bravi, ed è molto bravo Donato Sasso, adesso al di là dei meriti miei, ma lui con tutta la sua organizzazione ovviamente è bravo a riempire di cose belle tutto l'anno, ma questa serata ci sono una sfilata di comici eccezionali. Qui abbiamo il Senso Doppio. Senti, ma perché hai scelto con gli altri questi Senso Doppio? È inspiegabile, però li abbiamo scelti, no, li abbiamo scelti perché sono due amici e poi sono davvero bravi sul palco, poi fanno una cosa che non fa nessuno e quindi sono, insomma, quei comici che tu quando metti hanno questa cosa visual, che dove li metti stanno sempre bene, non in qualunque momento dello spettacolo, sono i comici che ti danno movimento allo spettacolo. Una chicca, come definite il vostro tipo di comicità? Musica, ritmo, gag a volontà, come nasce questa idea? Noi ci conosciamo dal 96, poi nel 98 abbiamo iniziato a fare cabaret, prima eravamo in quattro, poi siamo rimasti in tre, poi alla fine siamo rimasti in due, alla fine ne rimarrà soltanto uno, come l'Ailand, come i ricchi e poveri, come i ricchi e poveri. Comunque volevo agganciarmi a quello che ha detto prima il maestro, l'amicizia è più importante dell'amore e quindi noi ci siamo innamorati con l'amicizia. Cosa vedremo questa sera? Qual è il numero che aprirà la vostra performance? Non vorremmo spoilerare. Si tratta sempre di visual comedy, perché noi facciamo quello, praticamente non parliamo, quindi ci muoviamo su delle basi musicali che abbiamo costruito, che diciamo è il nostro cavallo di battaglia. Senti, ma come funziona? Ci vuole un ritmo perfetto? Se c'è qualche defiance in questa performance tutta così veloce, come, cosa si fa? È successo? Parliamo del dietro le quinte. Quando è successo di qualche imprecisione? Beh, è successo, però il pubblico non se ne accorge, non se ne è mai accorto, perché noi, conoscendoci da tantissimi anni, abbiamo questa intesa vincente, se si può dire, si può chiamare così, e quindi ci capiamo subito al volo. Se facciamo un errore sul palco ci correggiamo in automatico. Sì. Senza neanche guardarci, non so se... Speriamo ovviamente nel fonico, che non si addormenti oppure che ci sia un blackout totale, quello potrebbe essere un rischio, però qualche barzelletta ce la potremmo inventare, certo, forse. Un sacco. Vorrei raccontarne una, ma non me ne viene in mente neanche una. Ma no, lasciamo la parola alla comicità gestuale e mimica. Come si fa a mettere insieme tanti comici diversi senza far annoiare il pubblico? Come avete creato la scaletta di questa sera? Intanto non sappiamo ancora se si annoierà, perché è preventiva questa. Speriamo di no. No, assolutamente no. Beh, sono comici talmente bravi, intanto la qualità è altissima. E quindi quando tu metti in una serata comici così bravi è impossibile che il pubblico si annoi. Poi qualcosa può funzionare meglio, qualcosa può funzionare un po' meno, anche se di solito devo dire che è accaduto raramente che qualcosa non abbia funzionato. Anche perché, devo essere sincero, il pubblico di Eco Evans è particolarmente predisposto a divertirsi e a ridere. Cosa cambia dalla TV alla scena, allo spettacolo dal vivo? Un consiglio per un giovane che vuole intraprendere questa carriera qual è? Di fare tanto palco, tante serate, perché insomma ultimamente, insomma, da un po' di anni, anche tramite un po' i talent, un po', insomma, alcune trasmissioni che hanno raccontato che si può salire su un palco e fare tre minuti e funzionare, ma come spesso accade, noi che organizziamo serate, tante volte ci accade di conoscere dei comici che sono eccezionali in televisione, poi quando li chiami per le serate ti dicono: ma io quei tre minuti non hanno nient'altro, come un cantante che ha una canzone sola e poi se lo chiami per il concerto non ti serve. E quindi tanto palco e poi il contatto con il pubblico è quello, è la vera passione si manifesta sul palco, in teatro, con il pubblico che risponde e con quello che dicevi tu prima, con il Senso Doppio. Può accadere di tutto, devi imparare ad andare avanti, non c'è nessuno che ti stoppi e ti dica rifacciamolo, non si può rifare, quello è, quello rimane.
e quindi devi farlo bene, e se succede qualcosa, come nella vita, devi andare avanti e superare qualsiasi ostacolo. Ecco, compleanno, l'emozione di essere qui in questa bellissima festa, ma soprattutto che cosa vedremo questa sera? Parteciperemo a una serata sensazionale di festa, di allegria, perché si celebra il teatro e chi il teatro lo organizza, chi il teatro lo porta avanti, chi il teatro lo promoziona. Quindi credo un supereroe, perché di questi nostri tempi portare avanti un progetto teatrale è veramente indice di passione, di applicazione, anche di grandi competenze, perché riempire un teatro non è mai banale. E a proposito del parterre dei comici di questa sera, che cosa ne pensi? Che ogni bene, nel senso che ogni volta che si riesce a divertire la gente, il pubblico, provando a veicolare, almeno questa è la mia cifra, provando a veicolare un contenuto, provando a veicolare un messaggio che rimanga al di là delle battute, al di là delle cose divertenti che ognuno di noi proverà e prova nella sua vita di artista a dire, almeno per quanto riguarda il mio stile, io provo sempre a veicolare poi dietro una riflessione, perché la satira è questo, insomma, no? La satira è stigmatizzare quei comportamenti che ancora non sono proprio giusti, che ancora non sono proprio corretti. Durante la serata è stato conferito il premio alla carriera. Vincitore dell'edizione 2024 è il comico e attore Rocco Barbaro, noto cabarettista di Zelig, che ha lavorato per Rai, Mediaset, La 7, Tele Monte Carlo e Radio 105, oltre che in diversi teatri, tra cui il Parioli di Roma e il Ciak di Milano. Tra gli ospiti, l'imitatore napoletano Vincenzo De Lucia, ospite fisso dello show televisivo Stasera Tutto è Possibile, condotto da Stefano De Martino. E Marco Falaguasta, attore, commediografo, direttore artistico del Teatro Testaccio di Roma, noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Michele Raggi nella soap opera di Canale 5 100 vetrine e di Claudio Manzi nella fiction Orgoglio. Cosa cambia dalla televisione a invece lo spettacolo dal vivo? Ci vuole quel quid in più? A volte in TV noi abbiamo un'impressione di un determinato personaggio e poi dal vivo invece? Il teatro è la moglie e la televisione è l'amante, cioè nel senso che il teatro è quella cosa alla quale rimani fedele nei secoli e che è il tuo punto d'approdo, la tua persona di riferimento, è quel contesto nel quale ti senti veramente a tuo agio, ti senti veramente compreso, ti senti veramente capito. La televisione invece potrebbe essere appunto quella digressione affascinante, divertente, alla quale dedicarsi, perché poi comunque dà un'emozione forte anche quella. Insomma, io quando sto sul set, se penso che in quel momento sto facendo una scena che poi verrà vista da 10 milioni, 12 milioni di persone, è chiaro che è un'emozione forte quella, no? Io sono nato nello spettacolo dal vivo, mi sono formato nello spettacolo dal vivo, credo che la mia cifra sia proprio quella dello spettacolo dal vivo, perché a me piace proprio l'interazione col pubblico, mi piace proprio vedere il pubblico, capire quanto sta partecipando a quello che dico. E la musica frizzante questa sera sarà a cura della 20th Century Band. Che cosa ascolteremo in questo contesto comico? Una bellissima selezione di colonne sonore di film che ovviamente ben si innestano con quelle che sono le battute dei nostri comici. E parliamo un po' della specificità di questo gruppo. Qual è la vostra caratteristica della vostra band, la mission? Beh, sicuramente quella di far divertire e soprattutto di avere un repertorio molto frizzante, basato sulle colonne sonore in particolare, però anche su roba molto molto conosciuta. Oggi un consiglio per i giovani che vogliono fare musica. Secondo voi che cosa devono fare? Studiare, perché ormai si studia sempre meno e si viene catapultati in questo che è il mondo della musica un po' con incoscienza, che è bellissimo ed è stupendo, però bisogna anche impegnarsi. Qual è il brano che preferite di questa sera e perché? Quello storico, che ovviamente piace soprattutto alle donne, possiamo dirlo, però vabbè, tanto nessuno ci sentirà ora, sicuramente Dirty Dancing. Parliamo un po' dell'interpretare questi brani, musica da film. Esiste per le cantanti anche un po' di teatro? Cioè vi scorrono immagini, le immagini dei film? Solitamente accompagniamo le colonne sonore dei film anche a dei cambi d'abito, delle proiezioni di film, quindi rendiamo appieno la storia della musica attraverso tante sfaccettature. E a questo proposito, quali sono le qualità vocali per interpretare questi brani? Gli arrangiamenti di oggi?
In realtà gli arrangiamenti sono fedeli comunque all'originale, però c'è sempre del nostro, indubbiamente, sia nella vocalità sia appunto negli arrangiamenti. È compleanno con una rivelazione, una carriera di successo e un importante premio. L'emozione di ricevere questo riconoscimento oggi? È sempre tanta, perché quando si riceve un premio è sempre un momento di gloria, diciamo, ecco, per cui viva, viva questo momento che verrà tra qualche minuto. Parliamo della comicità, ma che cos'è secondo te la comicità, e tu che cosa consigli a un giovane che vuole intraprendere questo lavoro? Qual è il segreto del successo? Esiste? Con tutti i lavori che ci sono, proprio il comico devi fare, pensaci, perché non è così semplice, non è così facile, è anche un po' impegnativo, al di là di quello che si può pensare, perché dice il comico non fa niente, no. Dalla televisione alla scena, lo spettacolo dal vivo, che cosa cambia? Dove si vede il vero artista? In TV o con il pubblico? Ma diciamo che la televisione è uno strumento di comunicazione immenso, straordinario, e quindi si diverte molto chi si nutre di televisione. Il comico, comunque l'attore in genere, credo si diverta molto di più dal vivo, in teatro, nei locali dove si lavora, quindi questa è la mia impressione. Come è cambiato il tuo modo di fare spettacolo dagli esordi ad adesso? All'inizio pensi di dover fare sempre di più, di dover dare sempre di più, ed esagerando, e questa, c'è questa cosa dello strafare, quando invece basta a volte anche non fare, che è una grande regola secondo me per chi sta in scena. A volte chi sta in scena senza fare niente diventa già più interessante di uno che si mette a fare troppe cose. Parliamo un po' dei comici di questa sera, tu che ne pensi? Li hai visti in altri contesti? Che ne pensi? Ma io ho visto qualcosina, devo dire, devo confessarlo, perché purtroppo magari alcune cose me le sono perse, però so che ci sono dei comici, dai nomi che ho letto sulla locandina, dei comici che hanno già dato prova di essere all'altezza della situazione, quindi sarà, voglio dire, una gran bella serata, credo. Ma a questo punto della carriera, tu ce l'hai ancora un sogno artistico nel cassetto, oppure no, hai realizzato tutto? Diciamo che a questo punto della carriera il mio sogno nel cassetto è chiuderla, la carriera, perché voglio dire, ho anche una certa età, un'età certa, diciamo, come diceva Gianni Caiafa. E quindi, per quanto possa divertirmi ancora, spero che la salute mi consenta ancora di potermi esibire per un po' di anni, ecco, non tanti. Grazie mille di essere stati con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un grande saluto al pubblico di Dietro le Quinte, andate a teatro. Un grandissimo saluto al pubblico di Dietro le Quinte, e quando volete noi qui vi aspettiamo. Un saluto a tutto il pubblico di Dietro le Quinte e dico: ridi e tutti rideranno con te, piangi e piangerai da solo. Mamma mia, questa è una citazione, eh? Paolo Pasolini. Però niente male. Pubblico di Dietro le Quinte, domani siamo a pranzo da voi. Ah. Tutti gli attori, quando stanno dietro le quinte, sperano di entrare sul palco e trovare piena la platea. E quindi mi piace questo nome, perché dietro le quinte è proprio il momento dell'attesa, è il momento nel quale l'attore sta là dietro e dice: chissà che succederà questa sera. Ed è il motivo per il quale si fa questo lavoro, rimanere in questa incertezza costante tutte le sere in qualsiasi teatro, di capire che cosa succederà. Quindi dietro le quinte è un momento sacrale, proprio è un momento che fa parte della liturgia del teatro, ed è proprio il momento nel quale il prete in chiesa dice: alzatevi tutti, e si inizia la messa. E dietro le quinte è quello. Quindi ci avete un nome che è straordinario per la liturgia teatrale, mantenetelo sempre, e come spero e mi auguro di mantenere sempre questa magia e questo timore, quando sto dietro le quinte, di non riuscire a dare tutto quella sera, che è quello che motiva il nostro lavoro. Grazie, ciao a tutti, continuate a seguirci. Un bacio. Ciao a tutti, grazie mille. Ricordatevi che dietro le quinte ci sono le seste. E con questo è tutto. Per rivedere tutte le puntate, www.dietrolequintetv.com, e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.